Questo bosco io lo rispetto, lo coltivo da molti anni. Oggi c'è questo mare di felci, ci sono questi gruppi di farne e di roverelle che ormai mostrano orgogliosamente i loro anni e sono un percorso molto bello per arrivare al mio mondo dell'aceto. L'acetaia è stata pensata e voluta qui perché è a margine della nostra vigna, dalla quale arrivano le uve per fare l'aceto, sono uve di ribolla gialla, è tutta in legno perché l'acido dell'aceto fa baruffa con il calcio, quindi con i calcinaci, quindi con la muratura, con il cemento stesso, ed è fuori terra per favorire e prendere tutto il caldo estivo che è indispensabile per la fermentazione acetica. Quando dal mare, dalla grande pianura, troviamo la prima piccola collina, siamo entrati nel Coglio. Sono sempre rimasto contadino, come contadina è la mia terra, il mio Coglio. Ho cominciato a un certo punto a fare aceto, che è una cosa controcorrente. L'aceto, il prodotto povero, sempre così, maltrattato, denigrato, eppure importante. Importante al punto che non c'è cultura sul pianeta che non usi quotidianamente salsa acida. E noi abbiamo sempre prodotto aceto nelle nostre aziende, nelle nostre famiglie. Da qui l'idea prima di provare e dal 2005 in poi di mettere in piedi una seria produzione di aceto tradizionale agro di vino. L'aceto agro di vino, purtroppo negli ultimi 150 anni ha perso la dignità di un prodotto di qualità. Io, con pochi amici, siamo impegnati a ridare a questo prodotto la dignità di un prodotto di qualità. Siamo impegnati a farlo con materia prima di primissima qualità, a metterci tutto il nostro sapere e la nostra faccia. Per realizzare un sogno bisogna avere il coraggio di sognare.